Salve a tutti i lettori e bentrovati nel mio aggiornamento di aprile sulla mia raccolta di racconti. E penso possiate ben intuire dal tono della mia voce che non sarà un video particolarmente felice. Vi ho girato il primo aggiornamento della mia raccolta di racconti, che fa parte della macro rubrica Writing 101, il mese scorso. Se vi siete persi quel video, ve lo linko nelle schede e nell'info box. Per fare un brevissimo riassunto, se questo è il primo video di questa serie che state guardando, io sono un'aspirante scrittrice, sto lavorando alla mia prima raccolta di racconti perché scrivere racconti brevi fa veramente battere il mio cuore e visto che mi sono resa conto che non sto lavorando quanto potrei e quanto dovrei e parlarvi dei miei problemi mi aiuta tantissimo a superarli, ad elaborarli, eccetera, eccetera, ho deciso ogni mese di farvi un video aggiornamento, sostanzialmente di rendere conto a voi di quanto scrivo perché spero che questo mi faccia avere abbastanza paura, cioè il vostro giudizio mi faccia avere abbastanza paura da mettermi lì e lavorare tutte le sere. Non ho scritto niente negli ultimi 30 giorni, nemmeno una parola, ma non ho aperto nemmeno il documento. Se siete abituati al mio canale, ovviamente lo sapete, io mi sento di dover dire questa cosa per chi appunto non mi segue assiduamente, ma è morto il mio cane il mese scorso. E nel momento in cui lui è morto, io stavo ultimando un racconto su di lui. E non ce la faccio, non ce l'ho più fatta ad aprire quel documento, mi dispiace, mi sento una cretina perché potrei tranquillamente lasciare da parte quel racconto e continuare, cioè nel senso continuare con gli altri racconti e poi tornarci in un momento in cui farà meno male, però dentro di me so che non farà mai meno male, non farà mai meno male. E quindi ho preferito stare lontana dalla mia raccolta di racconti questo mese. Ho sbagliato assolutamente. Spero che tanti di voi mi rimprovereranno perché perdere un mese di lavoro è tanto, è troppo, considerato tutto il tempo che io ho già perso con questo lavoro, per tutto quello che mi è successo l'anno scorso, per l'annullamento del matrimonio, eccetera, eccetera. Quindi adesso mi dovrei mettere e riuscire, non dico a fare un racconto a settimana, cosa che sarebbe più che giusta, vista soprattutto la lunghezza dei racconti che scrivo io, però almeno metà racconto a settimana ce la dovrei fare. Invece è successa questa cosa e io finché non troverò il coraggio di finire quel racconto lì, non andrò mai avanti, non riuscirò a saperlo lì, cioè non so nemmeno come andare avanti a scrivere gli altri sapendo che quel testo è lì e non lo voglio e non lo posso togliere. I racconti che si trovano all'interno della mia raccolta non sono scelti a caso. E non c'è un tema, nel senso non è una raccolta di racconti sull'amore, non è una raccolta di racconti sulla mia vita, alcuni sono autobiografici, ma tantissimi altri sono anche inventati. Ovviamente seguono però un fil rouge, che ovviamente non vi rivelerò qui, però spero di poterlo fare in futuro, e seguono appunto un fil rouge molto stretto. Io ho dei paletti precisissimi con i miei racconti e non ne posso uscire. E dunque, anche se decidessi di tagliare via il racconto su Scrooge, comunque dovrei scrivere un racconto su un altro cane. E farebbe solo più male scrivere un racconto su un altro cane quando c'era lui e quando lui si meritava tutto quanto e si merita tutto quello che ho scritto e sono felicissima di aver scritto quelle parole su di lui. È solo che adesso non riesco a finirlo. Io spero che il mio piangere non vi intenerisca e nel senso io sono qui per subire il vostro giudizio spietato. Voi mi avete promesso nell'altro video che sareste stati spietati, quindi non vi fermate davanti a queste lacrime, non vi fermate davanti al mio lutto, non vi fermate davanti al mio dolore. Non ho scritto niente, non ho nemmeno fatto una revisione, avrei pure potuto aprire il documento e rivedere racconti che ho già rivisto, così magari avrei fatto una seconda stesura, così mi sarei portata avanti comunque con il lavoro di correzione che prima o poi dovrò fare quando la prima stesura sarà finita. Non ho fatto nemmeno quello. Faccio schifo, sono un'aspirante scrittrice che fa schifo, soprattutto perché se tu non scrivi non sei uno scrittore. Non ci si può definire scrittori se non si scrive. E quindi è stupido, cioè non sono più nemmeno quello. Spero tantissimo che il mese prossimo le cose andranno meglio. Spero di riuscire a farmi coraggio e vedremo come andrà la situazione. Questo aggiornamento del cavolo finisce qui. PS, prima di lasciarvi, se vi piace la mia maglietta con le muse di Ercole, che è bellissima e trovavo super adatta, ovviamente per questa tipologia di video, infatti forse dovrei metterla quando scrivo perché le muse di Ercole
Mi hanno sempre ispirato un sacco, Hercules è ovviamente uno dei miei cartoni Disney preferiti, questa maglietta è stupenda, e di Pampling Italia, io sono una loro affiliata, trovate il link al loro sito nell'info box del mio video e utilizzando il codice sconto Valeria, che trovate sempre comunque riportato nell'info box, avete un 15% di sconto su tutta la merce, anche quella che è già in saldo. È un codice sconto da affiliata, quindi io percepisco una commissione, se voi lo utilizzate, se non vi sentite a vostro agio con il codice affiliato, basta non utilizzarlo. Se invece vi sentite a vostro agio con il codice affiliato e le cose che sono su Pumpling vi piacciono, mi fate un grande favore. Detto questo, io direi di chiuderla qui, perché questo aggiornamento è imbarazzante. Io vi mando un bacio, vi ringrazio per avermi fatto compagnia. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, appunto controllate l'info box se volete cercarmi sugli altri social, Instagram, Facebook, Twitter, eccetera, eccetera. Se vi volete iscrivere alla newsletter settimanale del canale, che parte tutti i sabato mattina e si chiama Il Weekend con Read, Vlog, Repeat, e vi piace sempre un sacco, insomma, trovate tutte le informazioni lì sotto e noi ci vediamo domenica.